Adesso misuriamo temperatura. Una lezione dolce dolce quanto non mai, quella organizzata da Candy Shop in collaborazione col marchio Decora. È in arrivo la Pasqua, dove proprio la cioccolata la farà da padrona. E lo shop specializzato ha voluto offrire un'opportunità a chi vuole cimentarsi nella realizzazione di dolci a base di cioccolato. Abbiamo proposto proprio prima della Pasqua questo show cooking sulla cioccolata e niente, abbiamo fatto capire che lavorare la cioccolata è facile, assolutamente non è una cosa difficile. Maria Duenas ci ha dimostrato tante cose, ci ha fatto vedere tante cose, ci ha preparato delle ganasce di cioccolate, ha riempito i cioccolatini, ha preparato delle belle uova pasquali, delle uova pasquali artistiche e ci siamo divertiti. Lo show cooking è stato tenuto dalla maestra Rosa Maria Martinez Duenas di Decora. Segreto penso che non molto segreto, è spiegato tutto il pomeriggio, aggiustare sempre rispettare la temperatura che ogni cioccolato deve avere per lavorarlo e basta. Dopo un po' di pazienza, un po' di passione, questo è importantissimo, e il resto arriva solo. Quando va male perché l'uovo non è uscito proprio bene, si trova sempre la soluzione. Si fa di nuovo, semplicemente lo scioglio di nuovo il cioccolato, lo porto a sua temperatura giusta e di nuovo fatto. Quindi mai buttare niente? No, prima di buttarlo meglio mangiarlo. Tanta fantasia, passione, ma anche gli strumenti giusti. È qui che entra in campo Decora, marchio salernitano della famiglia De Luca, che nasce dall'idea di coniugare l'antica tradizione della pasticceria italiana, fatta di ingredienti genuini e pregiati, con il metodo decorativo di matrice anglosassone. L'ingrediente principale è la fantasia. Poi noi ci mettiamo del nostro offrendo dei prodotti alla portata di tutti che facilitano le preparazioni. Però dietro a tutto questo c'è comunque la fantasia che gioca da padrona. Fantasia, ma anche tanta esperienza vostra, oramai da quanti anni siete sul mercato? Sì, il marchio ha quasi 30 anni, fu un'idea di mio padre di trasferire quello che è il mondo professionale al settore privato, quindi offrire prodotti che normalmente si trovano nel settore professionale, ma alla casalinga che si vuole divertire a casa a realizzare delle creazioni dolci. Oggi Decora è una realtà transnazionale con oltre 50 dipendenti ed un fatturato di 15 milioni di euro, un'azienda che dà lavoro ad altre aziende italiane, campane e salernitane. Il segreto del successo ce lo svela l'amministratore Carlo De Luca. Nasce poi dall'esperienza della famiglia De Luca che da tre generazioni è nel settore del professionale, quindi l'esperienza del professionale poi l'abbiamo trasferita nel mondo della famiglia, e quindi è il valore aggiunto che probabilmente il marchio ha rispetto ad altri competitors che stanno in Europa in generale.